pareggio quinto consecutivo è abbastanza deludente, soprattutto per quanto riguarda la vostra prestazione. Eravate partiti abbastanza bene, poi però non c'è stata quella foga agonistica per vincere. No, la foga agonistica c'è stata, altrimenti avremmo perso, perché contro un Avellino che ha messo in campo una foga agonistica importante, se non equipari questo atteggiamento alla fine rischi di perdere in maniera anche gradante. Quindi la foga agonistica la squadra ce l'ha avuta. Per quanto riguarda la partita, io penso che nel primo tempo siamo stati bravi e anche alti con il baricentro nell'andare a prendere i tre difensori avversari, a costringerli a giocare sempre con questo lancio lungo. L'episodio del gol mancato, secondo me, poteva indirizzare la partita in una maniera completamente diversa, soprattutto nel secondo tempo, e considerando che avevamo un giorno in meno di riposo rispetto all'Avellino, perché abbiamo giocato un giorno dopo, il secondo tempo siamo calati fisicamente. Questo è un indice che ci sta. Per quanto riguarda i 5 pareggi, io penso che non è il pareggio di Avellino o il pareggio di Palermo, che abbiamo fatto a Palermo, quello che in questo momento non ci soddisfa, no? Ma può darsi che sono altri risultati, soprattutto un paio di partite in casa dove meritavamo di vincere la partita, quindi sono quelli i punti che mancano. Ma venire ad Avellino contro questo Avellino, ripeto, con un giorno in meno di riposo, e gli episodi, soprattutto nel primo tempo, non sono andati a tuo favore, perché quello poteva cambiare completamente la partita e quindi costringere l'Avellino a uscire un po' più, a lasciare spazi, soprattutto delle ripartenze. Quindi questa non è un punteggio da buttare via. Sicuramente Avellino viene a pareggiare, non è una cosa da tutti. Però, mister, scusami, però 0-1 Sì, sì. È un segnale, quando ci sono questi numeri bisogna trovare la formula, la strategia e la maniera per migliorarla. È evidente, non si possono nascondere questi numeri, no? Quindi sta a me, insieme al mio staff, a trovare soluzioni, e se evidentemente qualcosa dobbiamo migliorare. Ma gli spettri della panchina sono cose si leggono, non lo so, io parlo col mio presidente tutti i giorni e quella è la cosa che più mi interessa. La cosa che più mi interessa è il bene del Catanzaro. Quindi poi si sa, l'Avellino c'ha gli stessi punti del Catanzaro e non si parla di. Ma è giusto, quindi voglio dire. Basta fare una telefonata a un giornalista e dire scrivi che Calabro è facile, cioè il giochino si sa, lo conosco anch'io, non è che sono nato ieri, però noi siamo professionisti. Ma io posso dire quello che mi riguarda, perché sull'Avellino so quello che devo sapere, ma non so nello specifico. Noi siamo arrivati secondi, tendendoci una posizione con l'Avellino. Abbiamo fatto un grande risultato l'anno scorso, al di là e al di sopra anche delle aspettative che avevamo. E abbiamo cercato di migliorare determinati aspetti. Abbiamo cambiato 16 giocatori. Ci sono degli intoppi, perché altrimenti se non ci fossero non staremmo parlando di questa situazione. Ripeto, sta a me in prima persona risolvere i problemi. E ci stiamo mettendo tutto noi stessi per cercare di... I ragazzi sono eccezionali, i ragazzi mi danno tutto, i ragazzi... Verna era dispiaciuto perché non aveva fatto un gol, cioè a non so quanti centimetri dalla porta, però... Sono cose che in questo momento, gli episodi in questo momento non ci stanno andando a nostro favore, anche se nel secondo tempo poi la traversa di D'Angelo, mi sembra che sia stato D'Angelo, se non erro aiutatemi, e poi è stato un episodio fortuito dalla nostra parte. Quindi il risultato di pareggio secondo me è un risultato giusto,
non possiamo rammaricarci sul pareggio che abbiamo fatto a Palermo, sul pareggio che abbiamo fatto ad Avellino. Sicuramente sono altre partite, come dicevo prima, che dobbiamo morderci un po'. Mister, buonasera, parlava di un campionato oltre le aspettative per il merito suo del suo lavoro, così come per Braglia ad Avellino. No, scusa, per merito del lavoro di tutti, perché quando si vince, quando si perde poi c'è solo l'allenatore. Quando si vince per merito di tutti. Io l'anno scorso abbiamo fatto un grande lavoro societario, di ambiente e di squadra. La domanda era comunque rispetto allo scorso anno, essere partiti sia il Catanzaro sia l'Avellino con un po' più di pressione addosso, può essere un elemento che ha variato qualcosa per questa partenza con qualche pareggio più dell'attesa rispetto a... Io penso che quando costruisci una squadra, costruisci anche una squadra sapendo che devi andare a prendere dei giocatori che poi giocano ad Avellino e giocano a Catanzaro, piazze esigenti, piazze che al primo tentennamento magari sono difficili da affrontare. Quindi chi va a giocare queste piazze deve essere pronto a fare, come l'allenatore deve essere pronto e deve capire dove sta allenando, e quindi chiudersi nel proprio ambiente per poter concentrarsi soltanto sul lavoro, nel lavoro sul campo, perché esternamente queste pressioni, se leggi i social, se leggi determinate cose, non te ne esci più. Quindi il nostro lavoro da professionisti, ripeto, è quello di andare sul campo e cercare di risolvere i problemi. Grazie. A te. I 6 punti da andare, la preoccupa? E a me preoccupa trovare le soluzioni, perché come fatto l'anno scorso, poi una volta trovate le soluzioni sono sicuro che questa squadra può prendere, può fare dei risultati e inanellare dei risultati uno dietro l'altro. Oggi in questo momento stiamo facendo fatica a vincere le partite. Brandi ha detto la stessa cosa, solo che il Bari è una super corazzata, 6 punti ci abbiamo presi in 6 giornate, essere anche la... Io penso che i problemi ce li abbia anche il Bari. Io l'ho visto le partite del Bari, i problemi ce li ha anche il Bari. È ovvio che entra Simeri a 10 minuti dalla fine e fa gol al 90esimo, per 2 volte a Catania ha fatto gol al 94esimo, togliete quei 4 punti a quella squadra, lavorerebbero con meno serenità, con meno entusiasmo, e anche in una piazza dove gli metterebbero le pressioni. Quindi certe volte i particolari fanno... Certo, è ovvio, però quando si costruiscono le squadre si sa che poi devi andare a prendere giocatori che hanno abitudine a giocare in determinate piazze, soprattutto quest'anno, non come l'anno scorso che il pubblico non c'era, ma quest'anno dove il pubblico c'è e incide nel bene, sempre per me nel bene, però nelle piazze dove c'è determinate piazze importanti devi essere pronto, ma nella normalità del nostro lavoro, io non è un deficit questo.